Bentrovati a Piave News, il notiziario della Venezia orientale. Oggi apriamo il nostro TG con delle belle immagini della saletta giochi del reparto pediatrico dell'ospedale di San Donà di Piave. Saletta che è stata inaugurata lo scorso dicembre e abbellita da delle simpatiche illustrazioni. Oggi abbiamo ospite qui in studio con noi l'illustratore Nicola Ferrarese. Ciao Nicola e bentrovato. Ciao, grazie dell'invito. Prego. E Nicola è un illustratore e disegnatore di Jesolo, residente oggi a Treviso, e è nata appunto con l'ASL 10 di San Donà una collaborazione che ha portato quindi alla realizzazione di queste simpatiche illustrazioni. Com'è nata la collaborazione con l'ospedale di San Donà? Beh, loro avevano l'esigenza appunto di realizzare una saletta nuova e quindi di dar vita a delle illustrazioni che potessero far passare dei momenti più leggeri, insomma, ai piccoli pazienti del reparto, e quindi mi hanno contattato, visto che da anni mi occupo anche di illustrazione per l'infanzia, e niente, mi hanno proposto di preparare dei bozzetti su cui poi sviluppare il lavoro che è stato fatto. Quindi un mese di lavoro che però poi ha avuto anche i suoi frutti, perché è stata i bambini poi erano molto contenti, e che poi ti porterà forse a continuare questa collaborazione, a quanto sembra. Sì, la cosa più bella quando fai questi progetti è proprio vedere mano a mano che li disegni i bambini che vengono a curiosare, a sbirciare. E nel momento in cui viene inaugurato il reparto, appunto, i bambini erano veramente contenti, e quindi la soddisfazione personale è molto alta. E talmente è piaciuta che appunto i dirigenti dell'ULS mi hanno proposto di disegnare altre pareti all'interno dello stesso reparto. Quindi da qui a qualche mese ci sarà un seguito. Perfetto, benissimo. Ma Nicola Ferrarese fa parte anche del Treviso Comic Book Festival e ne è il direttore organizzativo. Quindi un festival del fumetto, ma anzi molto di più, perché poi è una grande festa che è cresciuta notevolmente nel corso degli anni e oggi coinvolge quasi a 360 gradi la città e anche tutta la provincia. Sono tantissimi volontari che partecipano al festival, ma tantissimi poi gli artisti nazionali e internazionali che sono invitati e che comunque vengono anche a visitarvi. Esatto, è arrivata l'undicesima edizione, è un festival che è nato come piccola fiera del fumetto fino a diventare appunto negli ultimi 3 anni un festival di caratura internazionale con all'incirca un centinaio di volontari, con una squadra di 10-12 persone che lavorano tutto l'anno al festival e mettono insieme le proprie professionalità, le proprie idee per far sì che negli ultimi 2 settimane di settembre possano arrivare circa dai 15 alle 20.000 persone, visitatori a Treviso, a vedere quelle che sono 20 mostre, una quindicina di workshop per ragazzi e appunto un indotto che porta del lavoro a moltissima gente che della passione appunto ha sviluppato un lavoro. E siete già al lavoro sul tema della prossima edizione. Ci puoi dire quale sarà? Sì, noi già subito dopo l'edizione passata, chiaramente ci si rimette subito al lavoro dopo un mese per l'edizione futura. Il tema di quest'anno sarà Vado a vivere a Treviso. Vado e a quindi vivere. è un finto tema che vuole affrontare appunto quella che è la una cosa di attualità che vede sempre di più i cervelli, tra virgolette, andare fuori all'estero per cercare fortuna, mentre noi nel nostro stiamo da anni vedendo i frutti di quello che è appunto questa passione. Sono tantissime le persone che vengono da fuori provincia e vengono a stabilirsi sempre di più a Treviso per lavorare nel campo del fumetto, dell'illustrazione, della creatività in generale, e quindi da qui l'idea di farlo diventare tema del Festival 2014. Certo, e avete anche sempre un occhio di riguardo per i più piccoli, se non ricordo male, tra workshop, ma siete anche intervenuti all'interno delle scuole? Sì, ormai sono 4 anni che entriamo in tutte le scuole di Treviso, in gran parte delle elementari, portando i nostri disegnatori per una settimana a disegnare e affrontare appunto tematiche d'accordo con gli istituti scolastici per avvicinare questi ragazzi al mondo del disegno.
In effetti è una logica che vuole che da qui ai prossimi anni si vedano i frutti, perché non c'è niente di meglio che investire nei più giovani per poi ritrovarsi una futura generazione di illustratori, di fumettisti. Perfetto, quindi possiamo già dare delle date riguardo al festival? Le date esatte non le ho in testa, però diciamo che il clou è l'ultimo fine settimana di settembre 2014. Quest'anno saranno sempre all'incirca dalle 20 alle 25 le mostre in città, e il paese ospite, visto che da 4 anni cominciamo appunto ospitare un padiglione estero, quest'anno ci saranno 15 artisti dal Portogallo, più ovviamente un sacco di altri disegnatori da tutta Europa e forse una piccola sorpresa da oltreoceano. Benissimo, e quindi magari ci ritroveremo qui per scoprire quale sarà questa sorpresa. Con molto piacere. Grazie a Nicola Ferrarese di questo intervento.